Liliana Resinovic, svolta incredibile nel caso. Il marito cambia versione dopo la riesumazione del corpo. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie. Una misteriosa operazione ha scosso Milano martedì 13 febbraio, quando il corpo di Liliana Resinovic è stato riportato alla luce. Ma le sorprese non finiscono qui. Il marito, Sebastiano Visintin, e l'amico Claudio Sterpin erano presenti durante la procedura presso l'Istituto di Medicina Legale, guidata dalla rinomata dottoressa Cristina Cattaneo. La tensione era palpabile, mentre gli inquirenti e gli uomini della squadra mobile vigilavano attorno al cimitero. Ma c'era qualcuno che non ha perso tempo nel mettersi sotto i riflettori. Mattino 5, con le sue telecamere, ha chiesto a Visintin cosa pensasse dei recenti sviluppi. La sua risposta ha lasciato tutti senza parole. Visintin, un tempo sicuro delle sue convinzioni, sembrava ora dilaniato dalle incertezze. «Sì, assolutamente penso che lei sia morta il giorno 14», ha dichiarato, ribaltando le sue precedenti affermazioni. Ma perché questo improvviso cambio di opinione? La risposta di Visintin è stata sorprendente. Liliana era dolce, buona e gentile. Nessuno avrebbe potuto farle del male. Ma cosa lo ha fatto cambiare idea? Incalzato sul dettaglio delle lesioni alla testa, ha ammesso: «Spero di avere presto queste risposte». Cosa è davvero successo a Liliana? È stata uccisa o si è tolta la vita? E tu cosa ne pensi? Lascia il tuo commento qui sotto.